A proposito di salvare vite umane, ieri lei ha partecipato a questa cena a Napoli, abbiamo visto su Facebook, con italiani e cittadini stranieri. È un altro segnale in una battaglia che lei sta continuando su un tema che continua però a dividere? Sicuramente uno scontro di civiltà. C'è chi, come Salvini e Di Maio, ogni giorno inculcano il veleno dell'odio nel nostro paese, e c'è chi invece, non andando dietro all'istinto del like e del follower, che evidentemente muove anche chi prende determinate posizioni inaccettabili da un punto di vista etico e morale, prima ancora che istituzionale, politico e giuridico, sceglie di trascorrere un pezzo della sua giornata a fine lavoro per poi ritornare al lavoro a mezzanotte con quattro persone siriano-libanesi, tra cui due bambini che abbiamo salvato grazie al progetto Napoli Città Rifugio con i corridoi umanitari, ed è quei progetti che non piacciono per nulla al ministro Salvini e a questo governo. Sono due visioni molto diverse. Noi ci schieriamo per la civiltà dell'amore, dell'accoglienza, della fratellanza e della solidarietà. Altri vogliono costruire consenso sul rancore, sull'odio e sulla violenza. Sono due stili innanzitutto di vita molto diversi, prima ancora che politici. Non fa nessuna differenza quindi all'interno del governo sui migranti, mette tutti sulla stessa? Credo che il responsabile politico istituzionale sia soprattutto Di Maio, altrimenti Salvini non parlerebbe se non avesse come spin doctor principale Di Maio.